Buonasera a tutte e tutti, grazie per essere qui così numerosi al nostro primo incontro di Storia in Città, la rassegna di lezioni che vuole insomma portare la storia, no, appunto, a contatto col grande pubblico, a contatto con la cittadinanza. Non ricordo esattamente che numero di edizione sia, però è una rassegna che ha già una certa tradizione. E dopo la pandemia siamo stati molto contenti di poterla riproporre. È organizzata dal Dipartimento di Scienze Politiche del nostro Ateneo e dall'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea. È presente fra noi la dottoressa Luciana Rozzini, la direttrice generale del nostro Ateneo, che salutiamo con piacere, grazie per essere qui. E anche la professoressa Tullia Catalan, docente di storia contemporanea del DISU, se vuole intervenire per. Sì. No, 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 c'è il microfono. Buonasera a tutti e a tutte, e sono qui per dare il benvenuto a Andrea Graziosi. Ma anche per dare il benvenuto a tutti e a tutte voi, a nome della direzione, della professoressa Elisabetta Vezzosi, che si scusa moltissimo, ma oggi per impegni pregressi non ha potuto essere qui con noi. Mi ha proprio raccomandato di sottolineare ancora una volta l'importanza di iniziative di questo tipo. Sappiamo che la divulgazione della storia fatta bene, fatta con un grande fondamento scientifico, è uno dei grandi obiettivi che ci siamo posti anche come Ateneo, perché fa parte anche della nostra, diciamo, del nostro compito di docenti e di ricercatori, cioè portare fuori quello che noi poi elaboriamo e studiamo all'interno delle nostre mura, che non devono più essere tori d'avorio, ma che devono invece diventare, come lo è oggi, luoghi di incontro, luoghi di scambio. E penso, visto anche il tema che verrà affrontato nel corso di tutta questa rassegna, come si uccide la pace, temi che devono farci riflettere però con l'aiuto di storici e storiche che daranno il loro contributo per toccare proprio momenti salienti, momenti di grande congiuntura nella storia del Novecento. Dico solo ancora una cosa, trovo che sia stata veramente indovinatissima l'idea di iniziare proprio dall'oggi, perché immagino che Patrick, come me, vediamo anche negli incontri con i nostri studenti di storia contemporanea quanta ansia e quanto, diciamo, quanto spaesamento, ma del resto questo spaesamento lo abbiamo anche noi, non è che non ce l'abbiamo, di fronte a ciò che sta accadendo. Ci ritroviamo di nuovo costretti a ripensare il nostro presente e anche a riguardare e a guardare il nostro futuro, penso, con occhi e prospettive diverse. Nulla di meglio quindi che partire dall'oggi, guardarsi indietro e tentare di capire un po' i meccanismi, le correnti, le grandi discussioni, i momenti in cui, per esempio, questa pace è stata sfidata, ma ha vinto la pace. Ecco, quindi lavoriamo tutti assieme su questo. E penso che questa sarà una delle tantissime iniziative poi che avvieremo anche nei prossimi anni e nei prossimi mesi soprattutto, e quindi non posso altro che augurare a tutti e a tutte buon ascolto e buon lavoro a chi sta a questo tavolo. Grazie. Grazie mille Tullia, poi ho il piacere di leggervi anche un saluto di Pierluigi Sabatti, che è il presidente dell'IRSREC, purtroppo non è potuto essere appunto qui con noi, ma ci ha tenuto a lasciare un saluto breve che vi leggo. Benvenuti alla manifestazione di apertura di Storia in Città che torna dopo la purtroppo lunga parentesi del Covid. Non sono qui a salutarvi di persona perché una spiacevole contingenza in via di risoluzione mi costringe a casa, ma sono comunque insieme a voi e ai colleghi che hanno realizzato questa nuova serie di Storia in Città. Trieste ha fame di storia, ha bisogno di conoscere, di approfondire, di interrogarsi su quanto è accaduto in questo territorio bellissimo e martoriato, ricco di influenze culturali. Purtroppo
proprio questa sua specificità, proprio la sua collocazione geografica sono la sua benedizione e la sua maledizione, perché i motivi di arricchimento sono tanti, ma lo sono anche i motivi di tensione. È bene capire questi fenomeni, interpretarli, fornire alla cittadinanza le informazioni in modo corretto e rigoroso, costituiscono la missione dell'Istituto di Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea del Friuli Venezia Giulia, che proprio quest'anno compie 70 anni. E forte di questo traguardo, l'IRSREC vuole essere più presente in città, vuole incontrare il pubblico, dai ragazzi delle scuole ai pensionati curiosi, vuole confrontare le sue ricerche e la sua ricca produzione, dalla rivista Quale Storia ai volumi che ogni anno pubblica. Con voi cittadini. Noi creeremo le occasioni di incontro, voi seguite le nostre attività e sosteneteci. Grazie per l'attenzione. Un saluto al nostro presidente Pierluigi Sabatti. Bene, sono particolarmente felice e onorato ad aver inaugurare qui il ciclo di Storia in Città il professor Andrea Graziosi, che è docente di storia contemporanea all'Università di Napoli, è già stato presidente della SISCO, la società italiana appunto di storia contemporanea, è stato anche presidente dell'ANVUR, l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca, specialista riconosciuto a livello internazionale di storia sovietica, russa, ucraina e dell'Europa orientale, con collaborazioni con i più prestigiosi istituti di ricerca internazionali. Ha insegnato a Harvard, Yale, Parigi e Mosca, e tra le sue numerose pubblicazioni, oltre alla storia dell'Unione Sovietica in due volumi, edita dal Mulino nel 2007-2008, ricordo qui Il futuro contro, Democrazia, Libertà, Mondo giusto, una pubblicazione piuttosto recente di un paio d'anni fa, che affronta alcuni dei temi, soprattutto riguardanti lo stato di salute delle nostre società occidentali e la loro posizione nel mondo, che vengono anche in parte richiamati nel libro che presentiamo oggi, l'Ucraina e Putin tra storia e ideologia. Solo brevemente per avvisarvi che i prossimi tre incontri si terranno il mercoledì, cambieremo sede, andremo nell'aula magna di Via Filzi, di Scuola per Interpreti. Il quinto incontro si terrà invece il giovedì e poi una tavola rotonda finale, torneremo in aula Baciocchi. Quindi praticamente da oggi in poi i prossimi incontri saranno in Via Filzi e l'ultimo sarà qui in aula Baciocchi. I relatori dei prossimi incontri appartengono sia al nostro Ateneo che ad altri Atenei italiani e siamo particolarmente soddisfatti di aver messo insomma in campo un programma di questo tipo. Raul, vuoi aggiungere qualcosa sulla scelta del tema, come sì, si uccide certo. La pace? Certo. Sì. Bene, innanzitutto buonasera e grazie. Sono molto contento che ricominci Storia in Città, era un'iniziativa a cui tenevamo tanto, poi c'è stato il Covid, ma adesso si riprende. Allora, lo spunto ovviamente per uccidere la pace è la guerra in Ucraina, quello che gli storici chiamano un evento periodizzante, purtroppo nel momento in cui lo stiamo vivendo. Perché periodizzante? Perché è il ritorno della guerra in Europa. E allora subito qua si possono fare delle obiezioni, no? Perché ci sono state le guerre di Jugoslavia, ad esempio. Però erano guerre, come dire, circoscritte, no? In una specie di palude nera, circoscritta e separata dal resto. È anche vero che ci sono tantissime altre guerre nel resto del mondo, sanguinosissime, forse come questa, forse di più, anche abbastanza vicina, come in Siria, e dal punto di vista morale non c'è alcuna differenza, evidentemente. Dal punto di vista storico invece sì, è una differenza enorme. Questa non è una delle guerre nelle periferie, questa è una guerra al centro del mondo, ma se è una guerra al centro del mondo può facilmente diventare una guerra del mondo, cioè una guerra mondiale, come quelle che purtroppo ci sono già state per due volte nel Novecento, la terza volta, quella della guerra fredda, sentiremo poi cosa ne pensa il professor Graziosi, ma è stato quasi un miracolo, ecco, che poi non si sia venuti letteralmente alle armi. Ecco, di fronte a questa terribile novità, come sapete le idee sono moltissime e si sono costruite già anche delle retoriche, delle narrative, no? Abbastanza impermeabili. Allora cosa possono dire di diverso gli storici? Ma due cose direi. La prima, proporre il nostro metodo specifico, il pensiero critico, che vuol dire prendere le fonti
analizzarle e confrontarle. Non tutti lo possono fare, c'è un'infinità di fonti, alcune accessibili, altre per cittadino comune meno. Abbiamo la fortuna di avere con noi il professor Graziosi che conosce fonti primarie e questa è una differenza sostanziale rispetto poi ai discorsi fatti su. Il secondo contributo che possiamo dare è la proposta di guardare al passato, certamente le cause prossime, le cause remote, ma anche le comparazioni. Le comparazioni sono fatte nella maniera giusta, cioè all'interno delle famiglie giuste, dicono moltissime cose. Chi ha alle spalle un po' di preparazione storica, ecco, nel momento in cui ha visto scoppiare questa terribile guerra, come dire, ha avuto ogni tanto un'esperienza di déjà vu, ecco, non rispetto a quello che ha vissuto, ma rispetto a quello che ha studiato. Ma è anche vero, questo ce lo insegna Bloch, che la storia non si ripete mai allo stesso modo. E allora, somiglianze e differenze ci possono aiutare. E quindi, noi facciamo un'incursione, come avete sentito, nelle crisi novecentesche, quelle finite male, con lo scoppio della guerra, e quelle finite, tra virgolette, bene, nel senso che non sono degenerate nella guerra mondiale. La guerra di Corea è stata una guerra terribile, ma non ha appiccato il fuoco al mondo, no? La crisi di Cuba non ha appiccato il fuoco a niente, per fortuna. Io mi ricordo ancora la paura di quei giorni, che avevo pochi anni, me la ricordo distintamente. E quindi cominciamo col presente, come ha detto Tullia, torniamo indietro e poi torneremo di nuovo qua a discuterne. Ecco, non so se riusciremo a trarre effettivamente qualche buona lezione, difficile trarre buone lezioni dalla storia, però almeno avremo qualche strumento in più, ecco, per analizzare il presente. Naturalmente con un auspicio, che spero condividiamo tutti, che in un futuro non troppo lontano qualcuno possa studiare questa faccenda come una cosa del passato. Bene, ciò detto, passiamo direttamente la parola all'amico Graziosi. Noi abbiamo deciso di bombardarlo di domande. E questa è un po' la formula, ecco, per rendere un pochino più stimolante il nostro incontro. Se gli va bene, ti presti. Bene, allora lo ringraziamo ancora. Perché lascerei anche un po' di spazio alle domande dal pubblico. Sì, certamente. Io non so che ora ci buttano fuori, ecco, ma noi finché non ci buttano fuori possiamo stare qua. Allora, cominciamo. Io vorrei cominciare leggendovi le prime righe dell'introduzione. Questo libro ha come titolo L'Ucraina e Putin. Adesso vi leggo un minutino come inizia. Nel 1943, quando i dirigenti di Giustizia e Libertà uscirono dal carcere, Gaetano Salvemini, che per molti di loro era un maestro, a suo modo anche un padre, fece loro sapere da Harvard che avevano il dovere di mettersi in salvo. La guerra l'avrebbero comunque vinta gli eserciti alleati e le loro vite erano preziose per il futuro dell'Italia. Vittorio Fo mi raccontava che il consiglio, che veniva da una fonte tanto autorevole, li mise in crisi. Presto però si decise di rispondere di no, che si trattava di un consiglio sbagliato. Quella nuova Italia sarebbe potuta nascere solo se qualcuno gliene avesse conquistato il diritto combattente. Per avere almeno la possibilità di esistere, insomma, bisognava prima resistere. Una cosa che ognuno di noi sa intimamente essere vera anche nella propria vita. Come vedete, non si comincia con l'Ucraina. E allora io gli chiedo perché. Perché cominciare con questo attacco? C'è qualche contiguità, lui vede qualche contiguità fra l'esperienza resistenziale italiana contro il nazifascismo e la decisione ucraina di fronteggiare l'invasione russa? Questa è la prima semplice domanda. Grazie a tutti, grazie di essere venuti. Ma più che con... sicuramente ho scelto quello perché era una cosa che mi ricordavo molto fortemente, perché Vittorio Foa me ne parlava spesso, parlavamo di questo e di altro, ma in realtà non tanto con la cosa italiana volendo, io ho scelto quello perché mi pareva anche una storia bella da raccontare. In realtà è con qualunque tentativo di sopraffazione. La risposta alla sopraffazione è uno che vuole che tu sia una cosa che non ti senti di essere. Io, per rispondere a questa domanda, che lui ovviamente mi ha dato prima, quindi ho avuto il tempo di pensarci due minuti, perché viene meglio, però faccio tre esempi, ho deciso di fare. Il primo esempio sono gli americani, che stavano pensando alla Cina, come tutti sanno, non certo all'Ucraina, che vanno da Zelensky e gli dicono
se vuoi ci abbiamo gli elicotteri, ti esfiltriamo. E Zelensky risponde, ma io voglio le armi per combattere, non voglio gli elicotteri per andarmene. Quindi, che fra l'altro suggerisce la guerra viene da lì, perché la soluzione degli americani era far andare via, anche perché si pensava che i russi avrebbero vinto in pochi giorni. La seconda cosa è più personale, io ho telefonato quella sera, io devo dire mi aspettavo la guerra, perché Putin aveva detto, quindi io tendo a credere alle parole delle persone, se sono ripetute. Ho telefonato ai miei amici in Russia per chiedergli se volevano aiuti, venire all'estero, borse di studio, insomma nei limiti. E devo dire che mi hanno risposto di no allora. Poi invece molti sono venuti. Poi ho chiamato i miei amici ucraini, io avendo una certa età, come si vede i capelli, i miei amici non sono proprio di primo pelo, ecco, non sono i miei studenti lì. E accademici anziani mi hanno risposto, sei matto Andrea, io resto qui. Di che parliamo? Ma la storia che mi ha colpito di più e che mi è stata raccontata da una persona che io non lo conosco personalmente, ma di cui mi fido bene, perché è la storia di un alto dirigente del partito di Yanukovych. Yanukovych era il partito filorusso, del presidente filorusso, scappato poi nel 2014, che ha raccontato a questo mio amico che la sera prima dell'arrivo dei russi hanno telefonato agli alti dirigenti del partito di Yanukovych dicendogli arriviamo domani, quindi datevi da fare per riceverci. E questo ha risposto, io ti ricevo sparando se vieni. Stiamo parlando di un altissimo dirigente. Quindi il problema è un po' questo, cioè l'esistere per resistere, è così, cioè resistere per resistere. Tu hai scelto che vuoi essere una cosa. Viene qualcuno che vuole che tu sia un'altra cosa. Questo elemento, se volete, generale esiste in questa guerra. È uno dei motivi per cui credo ha coinvolto anche tante persone, perché lì muoiono per resistere una potenza enormemente più forte per scelta loro. Nessuno lì, all'inizio nessuno pensava l'avrebbero fatto. Detto questo, sicuramente tu hai ragione, poi c'è un al di là dell'aspetto russo-ucraino, che però forse è il più interessante, perché io penso sempre, tu hai parlato degli storici, quello che possono dire, però non è tanto una questione degli storici, io credo che è un problema generale di conoscenza che a me mi colpisce sempre molto, che è vero in Italia, ma dappertutto, in Italia è particolarmente estremo, mi sembra a volte. Cioè noi parliamo di tutto per parlare di noi stessi e vediamo non la realtà, non ci sforziamo mai di guardare la realtà, ma cerchiamo di vedere quello che siamo sostanzialmente, quindi proiettiamo sugli eventi quello che noi siamo, che secondo me è un errore cognitivo gigantesco. Allora, la cosa vera è che uno dovrebbe guardare i russi e gli ucraini, perché la guerra la stanno facendo loro, sono loro che muoiono, nessuno è un pupazzo, non sono i pupazzi russi, non sono pupazzi gli ucraini. Questa è la prima cosa. Invece in Italia, io penso in Italia, lo dico adesso, poi non lo dico più perché vorrei parlare appunto di russi ucraini, ma la cosa che a me colpisce, che è venuta fuori con grande chiarezza, è questa forza enorme che hanno in tutte le forze politiche, devo dire, non è una caratteristica di uno solo, sì, chi ce n'ha di più, chi di meno, ma questa teoria che comunque sono sempre persone manovrate da qualcun altro, che c'è sempre qualcuno che tira le fila, che c'è sempre... Quando invece, io penso, tutti noi, poi se riflettiamo anche sulla nostra vita, tutte le scelte fondamentali che abbiamo fatto, le abbiamo fatte noi, sia giuste che sbagliate che se fossero. E allora questo rifiuto di guardare, quello è mai poi convinto, di guardare a perché loro, quelli scelgono di attaccare, perché in fondo poi quella è la prima cosa da capire, perché se uno cammina e uno ti dà un pugno, devi capire perché uno ha deciso di darti un pugno, forse è la cosa più interessante da un certo punto di vista, ma anche perché l'altro ha deciso invece di scappare perché uno gli ha dato il pugno, di fermarsi e dice allora facciamo a botte, diciamo, no? Ma in una maniera su questa scala. Allora questo è di grandissimo interesse. Detto questo, non c'è dubbio, e quello che diceva Raul è molto vero, gli do del tu perché lui è stato un mio studente anche, lui è un amico, e io non so se questa è una guerra nel cuore del mondo più. Io non credo personalmente l'Europa sia il cuore del mondo. Questo lo dico.
questa è una guerra nel cuore nostro, non nel cuore del mondo. Gli Stati Uniti avevano spostato il conflitto verso la Cina. Se io dovessi dire qual è secondo me un errore americano, aver diciamo spostato, aver assunto un atteggiamento di confronto nei confronti della Cina, che sicuramente ha portato Putin a pensare che aveva lo spazio per fare delle cose che prima non pensava di poter fare, anche se le voleva fare. Diciamo, se dovessi esprimere, entrando nei ragionamenti degli altri, c'è sicuramente una guerra che pone il problema di un ordine multipolare del mondo, da questo punto di vista non c'è dubbio. Quindi è un conflitto, io non so quanto le guerre jugoslave che erano tremende, perché anche lì ci sono stati interventi eccetera, però è vero che erano più localizzate, non coinvolgevano la gerarchia internazionale apertamente. Qui c'è una sfida alla gerarchia internazionale. E da questo punto di vista, e finisco perché poi so che ci sono tante domande, la cosa interessante, ecco un altro parallelo, visto che prima parlavi con l'Italia, abbiamo iniziato un parallelo con l'Italia, finiamo un parallelo con l'Italia. A me quello che colpisce è la... cercando di vedere, leggendo le sue cose, le sue documenti, Putin da questo punto di vista è un po' come Stalin e Ataturk, gli piaceva discutere di storia e fare lo storico, invece, come sapete, Mussolini e Franco gli piaceva scrivere le commedie e i romanzi, i dittatori sono molto diversi, sono dittatori che si dilettano di storia, dittatori che scrivono romanzacci. Io ho scoperto tardivamente Francisco Franco ha scritto una cosa che si chiama La razza, sulla razza iberica naturalmente. Mussolini scriveva delle pessime opere teatrali. Putin invece, come Stalin, gli piace occuparsi di storia e quindi basta leggerselo. Non è che scrive tutto lui, naturalmente, come Stalin ha anche un tempo si diceva negri, adesso non si può più dire, diciamo quelli che gli scrivono le cose, però basta leggerlo per capire. Ecco, come uno possa pensare che la Russia, che è un paese di 140 milioni di persone, in una crisi demografica peggiore della nostra, senza una grande industria, senza una grande tecnologia, possa ritrovare nel mondo, cambiando l'equilibrio internazionale, il ruolo che possono avere sicuramente la Cina e l'India, a me può non piacere, ma sicuramente lo posso, o l'Africa nera un domani. Che ecco, mi ricorda, dovessi dire, Mussolini che manda l'ambasciatore italiano a dichiarare guerra agli Stati Uniti. Noi abbiamo dichiarato noi guerra agli Stati Uniti, non loro a noi. Un famoso diplomatico disse non aveva mai visto l'elenco telefonico di New York prima di farlo. Allora, no, non è, è una battuta, non so se è vera, ma è molto ben trovata, diciamo. Però circolava. Allora, il problema è questo, come si fa? Il problema è che il nazionalismo estremo, che nel caso di Putin poi è molto diverso da quello a cui siamo abituati a pensare, questo forse non so se poi vale la pena di discutere, il nazionalismo estremo è sempre un'ipertrofia dell'io, è un credere che uno possa, e invece non c'è dubbio che lui rischia di diventare lo strumento di altri che in questa nuova ordine mondiale invece hanno carte diciamo più grandi da giocare. Ecco, da questo punto di vista io credo che lui rischia un sacrificio della Russia, non una, perché una Russia paese dentro l'Europa è un grande paese, con un peso culturale enorme, è il paese più popoloso d'Europa. Una Russia che sta con la Cina, che ha 10 volte la popolazione, 30 volte l'industria, e della cultura russa non sa che farsene perché non la conosce, io credo che insomma è una scelta suicida, ma questo ecco per chiudere il discorso. I nazionalismi estremi spesso fanno scelte suicide per i loro paesi, oltre che per gli altri. Questo, credo che questo sia un buon caso storicamente. Grazie. Inizio io il mio interrogatorio. Allora, spieghi nel libro che è sbagliato leggere questa guerra come uno scontro tradizionale fra nazionalismi opposti. Perché sia la decisione russa di attaccare che quella ucraina di difendersi poggiano su progetti, visioni, no? Dal fortissimo contenuto ideale, di cui anche proprio il titolo, Ucraina e Putin tra storia e ideologia. Tanto se potevi magari spiegare meglio questo aspetto. E poi mi incuriosiva sentire da te nella
ideologia di Putin, nella volontà di aggregare a forza, di inserire a forza l'Ucraina in questa idea che ha del mondo russo, del Ruski Mir, no? Quanto pesa l'eredità sovietica? E quanto pesa l'eredità sovietica nel modo in cui Putin ha riformato lo Stato russo negli ultimi 20 anni, grosso modo? Una domanda molto grande. Allora, io ho parlato di nazionalismo per Putin, ed è nazionalismo anche quello di Zelensky, sicuramente. Il problema è che bisogna abituarsi che nazionalismi va declinato al plurale. Non esiste un unico nazionalismo. Torniamo a questo fatto che noi siamo sempre abituati a proiettare quello che conosciamo. Per esempio, il nazionalismo italiano storico, o il patriottismo, se il termine nazionalismo un po' vi ripugna, a me non piace, è una, diciamo, un nazionalismo, però lo uso perché ormai si usa questo, noi siamo abituati a un etnonazionalismo, in cui la lingua, per esempio, ha un enorme peso, la cultura e la lingua. Pensate al ruolo di Dante, da poco abbiamo fatto, ma tutta la Manzoni, la lingua, a Trieste immagino questo sia ancora più forte, no? Anche l'italianizzazione degli slavi è stato un tema molto forte. E quindi siamo abituati a proiettare questo nazionalismo linguistico come se fosse la norma. Io non dico che non esiste, Il nazionalismo linguistico è un nazionalismo importante che esiste. Va ricordato che nel mondo ci sono circa 6.000 lingue e circa 200 stati, quindi evidentemente non può essere la norma, perché 6.000 stati nazionali, etnonazionali, io spero di non vederli, diciamo così, ma mi sembra difficile. Il calcolo sulle lingue è un calcolo conservativo, pare siano 7-8 mila, perché non si sa mai se uno ha un dialetto, una lingua. E la cosa dico sempre, pensate agli irlandesi, gli irlandesi parlano l'inglese, andateli a dire se sono inglesi perché parlano l'inglese. No, quindi l'etnonazionalismo è una cosa che qui è stata molto forte, in Italia è stata forte. In Jugoslavia, come voi sapete, nella penisola balcanica ha avuto molte facce, no? In Germania è stata fortissima, in Francia è stata negata pur essendo forte, negli Stati Uniti che non hanno lingua nazionale è stata negata pur essendo forte, nell'America Latina parlano tutti spagnolo tranne i brasiliani, anche lì non si capisce come ci possa essere questo. Questo lo dico perché molto spesso noi, vedendo quello che sappiamo e che siamo, imputiamo, ah ma allora parlano russo, sono russi, no, vale la cosa, ho detto per gli irlandesi, in un contesto di lingue veicolari come è diventato il russo nell'esperienza sovietica, questa cosa può valere o non valere a seconda delle persone a cui ti rivolgi. Ciò nonostante non c'è dubbio sono progetti nazionalistici, nel senso che si immaginano delle cose che però sono diversi dalla nazione che abbiamo. Allora Putin si è immaginato, questo l'ha scritto lui, non lo dico io, l'ha formalizzato già nel 2007, ma ne parla da prima, una cosa lo ha chiamato mondo russo, proprio per dire che non voleva uno Stato etnonazionale, perché nel mondo russo, come lui dice continuamente, c'è spazio per tutti quelli che ci vogliono abitare se accettano la gerarchia imposta da Mosca. Tutto si può dire, per esempio Putin, sapete questo è un tasto molto delicato, gli ebrei erano 2 milioni in Russia negli anni 90, sono oggi pare meno di 100.000. Il rabbino capo di Mosca è scappato in Israele e ha invitato gli ultimi a andarsene per paura, diciamo che ci possono essere persecuzioni antisemite. Detto questo, Putin non ha mai fatto un discorso antisemita finora. Perché lui dice, giustamente, in questo mondo russo, come ci sono i tatari, i baschiri, quelli di Tuva, gli armeni, cioè ci possono stare anche gli ebrei. E ci devono stare gli ucraini e i bielorussi. Quindi in realtà la Russia non è un'etnonazione, ma è un continente, se volete. Uso questa parola continente perché era quella che usava Stalin da giovane. Stalin diceva sempre la Russia non è una nazione, è un continente, con i suoi popoli, ordinati da Mosca e dai grandi russi che stanno al centro. Quindi il problema sono i confini del grande mondo russo. Altra cosa che è interessante, se la vedete così, leggendo quello che dicono loro. Quindi, per esempio, non è che noi stiamo cacciando i russi dall'Europa, tra virgolette.
è andato al potere un gruppo dirigente in Russia, non è l'unico per fortuna, io spero che perda prima o poi il potere e ne arrivi un altro, che dice che la scelta di Pietro il Grande di avvicinare la Russia all'Europa è stato un errore storico. Perché questo c'è nella cultura russa, fin dall'Ottocento. Gli euroasiatisti, per esempio degli anni 20 e 30, non questi un po' ridicoli di cui sono famosi in Italia, i grandi euroasiatisti bianchi, cioè anticomunisti, antibolscevichi, grandi linguisti, Jacobson, Trubetskoy, grandissimi intellettuali, dicevano che il bolscevismo è una catastrofe terribile, il comunismo un mostro, però ha salvato la Russia dall'Europa, la mette su un'altra strada, che è quella dell'Asia, perché noi non siamo Europa. Allora questa rilettura, che poi è rinata in Unione Sovietica e che Stalin formalizzava in un modo diverso, no? Lui diceva noi siamo un mondo a parte, un continente a parte, e accettava da Lenin, poi magari di questo parliamo dopo, dopo un dissidio, perché lui voleva chiamare questo mondo Russia e Lenin gli disse no, non ci deve essere nessun nome etnico nel titolo, Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche, nessun nome etnico e linguistico nel titolo. Stalin è vissuto da questi, Putin ideologicamente è molto più vicino a questi nazionalisti anticomunisti, ferocemente anticomunisti. Putin ha riportato a Mosca il cadavere di Denikin, il capo dei russi bianchi. Solzhenitsyn è uno degli eroi di Putin. Putin è un nazionalista ortodosso molto forte, però riconosce in Stalin, nel Bolshevik, c'è quel riconoscimento già fatto agli eurasiatisti, c'è dentro, se vogliamo una Russia non europea e di grande potenza, c'è dentro anche Stalin e il bolscevismo, in qualche modo. Questo è molto interessante. Putin ha fatto erigere a Mosca un monumento alle vittime di Stalin, ma fa insegnare a scuola che il terrore, il grande terrore, terribile, cioè, però è una cosa che non va usata per dividere il mondo russo. Quindi c'è un problema di rilettura del passato. Ecco, quindi parlare di nazionalismo nel senso italiano o nel senso tedesco, no? Pensate a Herder, chi lo vuole, o a Fichte, sarebbe sbagliatissimo. Nel senso ucraino è ancora diverso, perché gli ucraini nella loro tradizione hanno sicuramente un etnonazionalismo simile a quello del nazionalismo italiano, a quello del baltico, a quello di tan tedesco, e sicuramente dopo il 91 questo etnonazionalismo, simile anche a quello di al croato da un certo punto di vista, di tutti gli sconfitti, se volete, della prima guerra mondiale, sicuramente legato anche poi legatosi al fascismo e poi anche al nazismo, ma questo etnonazionalismo che dopo il 91 ha cercato di presentarsi come l'ideologia del nuovo Stato ucraino, è stato rapidamente sconfitto, diciamo, sicuramente ha contribuito in parte, ma è stato molto rapidamente sconfitto perché era una esperienza molto limitata, al 10-15% del territorio, quello dell'Ucraina ex asburgica sostanzialmente. Il resto dell'Unione dell'Ucraina era stata nell'Impero russo e poi in Unione Sovietica, e aveva radici diverse. Io credo che questo, poi la grande carestia, il ricordo, il famoso Lodomor del 32-33, poi ne possiamo parlare, e poi soprattutto l'esperienza di conoscenza dell'Unione Europea, questo vale la pena poi di parlarne, lo accenno solo come grande tema, abbia convinto gli ucraini nel corso dei decenni dopo il 91 che loro volevano non essere nel mondo russo, che loro volevano essere nel mondo europeo. Questa è una scelta che è stata fatta, è la scelta per cui, per ritornare all'inizio, se io le tante cosiddette, io a volte mi arrabbio perché c'è una specie di disprezzo, le tante badanti che sono venute in Italia, l'Italia è uno dei paesi di più grande immigrazione ucraina, ma anche in Germania, in Francia, in Polonia, in Portogallo perfino, ma i tanti ucraini sono venuti a lavorare qui, hanno visto un mondo che preferiscono al mondo che hanno conosciuto in Russia negli anni 90, quando non potevano venire qui, ma in Russia un po' di soldi c'erano, perché la Russia esportava gas e petrolio anche allora, e sono andati a lavorare a Mosca o a Pietroburgo o nelle grandi città industriali, e hanno visto un mondo che non gli piace. Il nostro non è bello, non è perfetto, però sicuramente, diciamo,
io credo al di là del passato, è proprio l'esperienza di questi 20-30 anni che ha contribuito a questa scelta, che è una scelta molto forte, anche qui allora, e non è più una scelta etnonazionale, sennò è difficile spiegare non solo il presidente di origine ebraica, che in Italia non sarebbe così facile forse ancora, ma pensate, prima c'era stato un primo ministro di origine ebraica, Roisman, e pensate alla glorificazione, diciamo al ruolo che viene dato ai tatari adesso nella storia ucraina o alle altre minoranze, cioè un'idea di Ucraina che si conforma al modello europeo plurinazionale. E anche questa è una scelta, perché poi le scelte, quello diceva Raul, e finisco con questo, la storia del passato conta nella nostra reinterpretazione a livello politico. Gli storici, noi storici, possiamo avere un'influenza molto indiretta sulla politica, perché se, è chiaro che se uno fa una buona storia si può sperare che i politici un po' usano anche la buona storia, ma i politici continuamente e inevitabilmente rielaborano loro il passato. La memoria, come facciamo noi, la memoria è una rielaborazione continua del passato. Non ha un rapporto diretto col passato criticamente letto, non esiste, diciamo, questo. Da questo punto di vista sono gli eventi recenti che determinano la rilettura continua del passato. Io credo che questo sia molto vero, ripeto, non solo per intere culture politiche, ma anche per noi stessi. Sono alla luce delle nostre esperienze ultime che a volte rileggiamo quello che è successo prima e lo reinterpretiamo. Quindi secondo me, insomma, anche questo, questi ultimi 30 anni gli va dato il peso che hanno avuto storicamente. Allora tu mi scusi se vado un po' più indietro? Certo. Nel senso che voglio allargare un po' il discorso in questo senso, no? Perché mi è venuto in mente, ma può darsi che ho pensato un'assoluta stupidaggine, no? Al confronto fra questo tipo di politica estera di Putin e il revisionismo tedesco negli anni 20 o 30. Due potenze sconfitte, due grandi potenze sconfitte, ma non del tutto sconfitte, due potenze che hanno voglia di tornare grandi, differentemente perché, come, non è molto rilevante, che hanno dei problemi di quelle che percepiscono come minoranze che stanno dove non dovrebbero stare, e che a un certo punto decidono che hanno una finestra di opportunità per tentare qualcosa. Ecco, è un mio incubo notturno o c'è qualche rapporto con la realtà? Qualche c'è, però anche no, se posso dire, secondo me. Nel senso, prima di tutto, mettiamola così, detto proprio brutalmente, i tedeschi negli anni 20 avevano molte ragioni di lamentarsi. A Versailles erano stati trattati davvero male. Io ricordo che gli austriaci volevano unirsi alla Germania, avevano fatto ripetuti referendum guidati dai socialdemocratici per unirsi alla Germania e gliel'hanno impedito. Ai soldati tedeschi, massimo 100.000, erano contati i numeri delle cartucce che potevano avere nella cartucciera, il numero di mitragliatrici, gli erano state tolte intere regioni, no? Che poi quando ci sono stati i referendum hanno deciso di tornare. Quindi c'era stata un'umiliazione vera. Che poi è stata... Le minoranze è già un problema diverso, ne parliamo, ma diciamo, sul piano dell'umiliazione questo non torna. Tornano, vediamo come... Però si... Putin si sente umiliato. Questo è ancora più interessante. Perché una cosa è essere umiliato e una cosa è sentirsi umiliato. Dal punto di vista... Voi sapete che se io mi convinco di una cosa, quella cosa diventa vera, no? Ormai viviamo nel mondo, come si dice, dei discorsi e delle narrazioni. Però non tutte le narrazioni sono vere. E questo prima o poi si paga. Io direi così, è una bellissima domanda, direi. Germania umiliata, minoranze, Russia no. Faccio l'esempio. Gli americani hanno fatto ridare, ricordatevi le cartucce contate, guardate, se leggete il Trattato di Versailles, l'ho fatto da poco, è impressionante. Cartucce contate. Gli americani hanno pagato centinaia di milioni di dollari perché gli ucraini ridessero alla Russia 4.000 testate nucleari nel 1993. 4.000 testate nucleari, pagando loro, di tasca loro, il trasferimento, la manutenzione, eccetera. Perché avevano paura, forse ricorderete fin di allora, che le testate nucleari
andassero perse, quindi la teoria era meglio concentrarle in un posto solo. Allora, che umiliazione è, diciamo? Faccio presente che la Germania ha dovuto firmare una pace sconsiderata, lo diceva pure Keynes, non è che lo dico io. La Russia ha provocato il crollo dell'Unione Sovietica sostenendo che la Russia si doveva liberare dall'Unione Sovietica. Il giorno della dichiarazione della sovranità russa è stata negli anni 90 festa nazionale. Cioè l'idea è che finalmente, morta l'Unione Sovietica, la Russia potesse diventare una nazione normale, democratica, che faceva parte della Casa Comune Europea. No, perché uno non se ne ricorda. Cioè nessuno ha imposto una pace. A Bialaviege hanno telefonato a Bush e gli hanno detto, no, Bialaviege e il posto hanno firmato l'accordo, come dissero loro nelle memorie, il divorzio consensuale che porta alla fine dell'Unione Sovietica. E Bush era preoccupatissimo. Bush era andato a luglio a Kiev, 5 mesi prima, a dire non lasciate l'Unione Sovietica. Cioè gli Stati Uniti erano a favore del mantenimento dell'Unione Sovietica. Il famoso Kiev chicken speech, lo chiamò uno della destra repubblicana per attaccare, che Bush è andato a dire voi dovete restare nell'Unione Sovietica, senza pensare che erano i russi che se ne volevano andare. Allora però questo porta al problema di come nasce una narrazione non vera. Questo è molto interessante. Che materiali si costruiscono? Si usano, per questa costruzione. E qua ci sono le riletture del passato. Ci sono tante cose, non solo il peso sovietico, anche il peso zarista sicuramente. Ripeto, l'idea che, per esempio, nella destra russa, a cui Putin appartiene, tutti dicono che Putin era un agente del KGB, sì, però era uno ideologicamente della destra russa. Se leggete il discorso ha fatto sulla tomba di Denikin quando è tornato, o la sua idolatria per Solzhenitsyn, che come tutti voi sapete non era propriamente uno di sinistra. Putin si rifà alle idee per cui c'è una Russia eterna che inizia con la Russia di Kiev, con la Rus di Kiev, che è fatta di un popolo tripartito, che è rappresentata dalla Chiesa ortodossa e che è sbagliatissimo unire all'Europa. Questa cosa è fortissima dentro l'ideologia. Se voi prendete, io ho messo dei quadri molto belli, uno dei pittori preferiti di Putin, l'interpretazione degli anni 90 rovescia la verità a metà degli anni 90 e dice non noi abbiamo, non la Russia ha sfasciato l'Unione Sovietica, come diceva pure Gorbaciov. L'Unione Sovietica è caduta per il complotto degli imperialisti e dei capitalisti e del nuovo ordine mondiale, senza contare che gli americani hanno dato i soldi, i tedeschi hanno dato tanti di quei soldi per riavere la Germania Est nell'89 per tenere in piedi l'Unione Sovietica. Io credevo meno del piano Marshall, pare gli abbiano dato di più del piano Marshall, che mi hanno detto ultimamente addirittura. In termini, è chiaro che era un altro tempo, quindi il termine assoluto non vale. Perché? Perché io penso che qui c'entri, e qui arrivo all'ultima parte molto interessante, c'entra il problema della rivalsa e del make great again. Uso questa espressione ragion veduta. Voi sapete, make America great again è lo slogan di Trump. Qua torniamo a quello che vi ho detto, non è il centro del mondo. Io sono convinto, una mia convinzione personale, sono andato avanti rispetto a quello che ha letto lui, ho scritto un'altra cosa, è uscita adesso, che quello che è davvero in declino è il mondo, tra virgolette, bianco che ha dominato il mondo fino a 30-40 anni fa. Cioè il vero declino è generalizzato, il declino europeo, il declino americano, il declino inglese, il declino russo, perché questo mondo bianco c'era, come diceva Mao Zedong, che forse qualcuno di voi ricorda, c'erano gli imperialisti e i social imperialisti a Mosca, contro cui i popoli di colore si dovevano unire, guidati dalla Cina, per rovesciare. Questa era la teoria di Mao Zedong negli anni 60. Qua non siamo lontani da questo. Allora, questa coscienza del declino provoca in tutti i paesi declinanti dei ritorni revanchisti, di cui il più, da un certo punto di vista, triste, anche perché più evidentemente dannoso, è la Brexit, secondo me. Quelli sì, per tornare a fare l'Inghilterra che
Domine e Mari si sono sparati nei piedi e si spera che si accorgano presto, che devono tornare in Europa, come io mi auguro, francamente al più presto. Però si sono sparati proprio sui piedi, con l'idea che diventano di nuovo la Great Britain, no? Britain rules the waves, come si diceva. Uno abbastanza velenoso era quello di Trump, perché è stato un pericolo vero. E anche lì dietro c'è tutta una teoria di rivalsa rispetto a una crisi della potenza americana e del secolo americano. Questa è una cosa che bisogna ricordare. Il più velenoso è quello russo di Putin, perché in Russia non c'è un declino relativo come quello americano o un declino assoluto come quello inglese. C'è un declino catastrofico, che è il crollo di una superpotenza dovuta a una crisi interna, generata fra l'altro da una crisi economica. Io ricordo a tutti che in Unione Sovietica gli uomini avevano un'attesa di vita media di 59 anni, nel 1980-81. Noi ne avevamo quasi 80. C'era un mondo dove si viveva 20 anni meno, le donne un po' di più perché bevevano di meno, ma mica tanto di più. No, è una cosa terribile. Cioè, se io vengo da un paese che è crollato perché gli aborti nell'Unione Sovietica erano 5 volte più dei nati vivi, da noi sono il 20%. C'era una società, perché secondo voi nell'81-82 tutta la dirigenza sovietica spalleggia Gorbaciov e le riforme radicali? Perché c'è una coscienza diffusa che non si può andare avanti così. Allora, è per quello poi che all'inizio dicono ci siamo liberati, adesso diventiamo come l'Occidente, che bello, diventiamo ricchi, liberi e viviamo fino a 80 anni. Ma Putin, cavolo, dice che Gorbaciov era un traditore, fondamentalmente. Sì, perché è andata male, perché non lo poteva fare. Perché, perché c'è stata una grande illusione. Bravo. Perché loro, io me li ricordo i discorsi, noi adesso abbiamo sbagliato a fare il socialismo, adesso pigliamo il capitalismo, diventiamo come l'Occidente, in pochi anni viviamo come in Svizzera. Ma vi pare possibile? È stata una delusione tremenda. E cosa è rimasto? Non solo non abbiamo avuto quello, ma ci hanno tolto pure lo status di grande potenza, teoria del complotto. Quindi voi avete che il Make Russia Great Again è il figlio di una doppia interpretazione, di un fallimento proprio che non si può negare, che non si può ammettere. Cioè, secondo me dietro c'è questo, cioè tu hai dietro una cosa che ha perso economicamente, ha perso a livello di vita, ha perso tutto, è crollata, ha contribuito lei a farlo crollare, perché sia Gorbaciov che Yeltsin hanno fatto crollare l'Unione Sovietica. E poi il miracolo non si è verificato, anzi ovviamente le cose sono andate peggio, tutti i vecchi sono rimasti senza pensione, ovviamente, crolla uno Stato, crolla la moneta, crolla tutto, quindi non si sta meglio, si sta peggio. Cioè pensate allo shock, secondo me questo è il retroterra, diciamo, della narrazione nuova che nasce. Ma allora ci siamo ingannati, non era vero, non so come dire. Io penso che questo Make Russia Great Again, per usare il termine di Trump, è il più velenoso per questo. E all'inizio non è detto con chiarezza, e qua invece hai detto una cosa molto giusta anche, oltre a questa importanza del senso di rivalsa, perché non ci sono le opportunità. L'opportunità è la crisi del 2008 e la svolta anticinese degli Stati Uniti. Perché la crisi del 2008, che è una crisi del capitalismo finanziario, come voi sapete, mette Putin davanti al fatto che siamo deboli, che gli Stati Uniti sono deboli, no? Come dirà anche Obama. Pensate a Obama di fronte a Assad, no? In Siria. O il ritiro dall'Afghanistan. O il ritiro dell'Afghanistan alla fine. C'è questo, c'è soprattutto poi la politica anticinese che apre a Putin la porta di Pechino. Quindi sicuramente qua hai ragione. L'ultima cosa lo so, non dovrei parlare tanto, però sono cose super interessanti chieste. È questa questione delle minoranze all'estero, no? Qui il parallelo in parte regge, in parte sì, in parte no. Qui vi propongo di ricordare la cosa sulla lingua, perché io ho sentito anche paralleli da persone intelligenti e per bene lo dico qui apertamente, con l'Istria, per esempio, col Donbass e Istria. Regge e non regge, nel senso che quando crolla l'Unione Sovietica c'erano 25 milioni di russofoni all'estero.
Ma che vuol dire russofoni? C'era una parte sicuramente sostanziosa che si sentiva anche russa. Quindi qui il parallelo regge. C'era una parte significativa che non si sentiva russa, parlava russo perché il russo era la lingua veicolare dell'Unione Sovietica, che era durata 74 anni, che se volevi fare il capitano, l'ingegnere, andare all'università, dovevi studiare il russo. È come dire che io quando parlo inglese sono inglese, no, un po' come gli irlandesi. Era pieno, quindi per capire la cartina di tornasole più precisa sono Crimea e Donbass. In Crimea, che era stata, come dire, ripopolata da russi etnici e in cui il russo era una lingua come, diciamo, l'italiano da noi, per capirci. Vi faccio presente, noi abbiamo 2 milioni di naturalizzati italiani, cittadini italiani come me e voi, che non sono italiani etnici più, quindi anche noi stiamo cambiando velocemente. L'Italia ha il più alto tasso di naturalizzazioni d'Europa attualmente, credo ancora, per via dei 10 anni, per cui dopo 10 anni sono iniziati. Quindi in Crimea la maggioranza dei russi della Crimea, che erano stati portati lì da Stalin nel 45-46, perché gli ebrei li avevano ammazzati tutti i tedeschi, i tatari li avevano tutti deportati Stalin, i russi erano scappati davanti ai tedeschi, gli ucraini erano pochi, i tedeschi mennoniti che stanno lì dal 700 si erano ritirati coi tedeschi per non essere ammazzati, la Crimea era abbastanza vuota. Quindi è stata ripopolata da russi etnici, e infatti lì non ci sono state grandi manifestazioni, no? Non c'è stato un conflitto. Il Donbass è una regione completamente diversa. Il Donbass è una regione di contadini ucraini che parlavano ucraino, che sono stati russificati perché l'alfabetizzazione è stata fatta in russo, già nei tempi zaristi, perché il Donbass è un bacino industriale, c'era la grande industria. E che durante l'Unione Sovietica, essendo un bacino industriale, aveva uno status di grande privilegio, perché c'erano le industrie pesanti, le acciaierie, il carbone, quindi lì si parlava russo, ma erano ucraini che parlavano, c'erano anche città molto, come si dice, come in tutti i bacini industriali, con popolazioni che venivano da tutta l'Unione Sovietica, però lì non c'erano, i russofoni non erano automaticamente russi. Se voi sentite gli audio dei combattimenti nel 2022 nel Donbass parlano tutti russo, sia gli ucraini che i russi. I due eserciti parlano tutti e due russo. Quindi torniamo a quell'elasticità. Bisogna quindi un po' conoscere le zone, e le minoranze di quei 25 milioni, io credo una grande parte erano anche russi, però per esempio una grande parte di questa grande parte è rientrata negli anni 90, perché nei paesi dell'Asia centrale non ci volevano più stare. Se avevano paura, quindi dall'Uzbekistan, dalla Kazakistan meridionale, dal Turkmenistan sono andati via. Già negli anni 90 milioni di russi etnici sono tornati. Dall'Ucraina no, perché c'era una situazione di buon vicinato, come tutti dicono siamo fratelli, eccetera, eccetera. Per cui le guerre, poi, voi sapete, le guerre fra fratelli sono quelle, dicono chi le combatte, quelle che uno si... No, quelle che uno ci partecipa di più, non c'è niente di meglio che punire un fratello che sbaglia, diciamo, che me ne importa di ammazzare uno che viene da fuori, ma uno che c'è in casa, diciamo, c'è un gusto triplo, diciamo così. E purtroppo pare sia così, diciamo. E quindi queste minoranze, mentre la minoranza dei sudeti era minoranza tedesca, solitamente tedesca, queste minoranze russofone non lo erano, tant'è vero che a quei tempi il ministero di Yeltsin delle nazionalità usava il termine rossianie e non ruschie, perché, per dire erano, come dire, russi ma non russi. Quindi uno, torniamo a quello della diversità che uno dovrebbe conoscere. Sì, visto che hai toccato alcuni argomenti che magari volevo così sviluppare alla fine, ma mi aggancio. Allora, questa percezione, questa idea che Putin ha del declino dell'Occidente, no? Di un Occidente debole, che quindi è arrivato il momento di colpire, alimenta la sua decisione appunto del 24 febbraio scorso di aggredire l'Ucraina. Allo stesso tempo però dici anche nel tuo libro che questa idea del declino dei vari Occidenti, così come si sono susseguiti nella storia, no? Declino demografico, economico e così via,
e l'incapacità di vederlo sta anche dietro a quella ricerca di cause esterne al conflitto, magari economiche, geopolitiche, e che ha dominato, mi pare, il dibattito pubblico italiano, no? Appunto, o la ricerca della macchinazione, come dicevi tu prima, oppure la ricerca di cosa c'è all'esterno, chi è che manovra. E tutto nasce, tu sostieni, da questa idea del declino occidentale, dal rifiuto di vederlo, dal vederlo troppo bene, no? Da parte di Putin, ovviamente. Cosa ci puoi dire? Allora, qui, prima di tutto, diciamo apertamente le cose come stanno, perché torniamo al problema di credere alle parole. Secondo il vicepresidente della Repubblica Federale Russa, della Federazione Russa, noi tutti qua in questa sala siamo nazisti collettivi drogati omosessuali, lo dice un giorno sì e l'altro pure. No, uno ride, forse farebbe, io pure all'inizio dicevo, ma di che parliamo? Non mi vedo come nazista drogato omosessuale, al di là che c'entrano poco le tre definizioni. Però questa immagine, e se ci credono davvero? No, pongo questo perché approfittando la cosa. Cioè, se mi sono fatto l'idea che, parlo del gruppo dirigente, sempre l'idea che uno dovrebbe vedere quello che pensano loro, se davvero pensano che l'Occidente collettivo è la matrice del nazismo, che quindi io sarei nazista, voi sareste nazisti, per di più appunto antifamiglia, antireligione, drogati. Se questo è il discorso pubblico che hanno costruito, a cui probabilmente credono anche loro, si pone un problema. Allora, quando hanno iniziato a credere a questo discorso? Questa è una domanda difficile, questa è una delle cose, sarà bello studiarlo se finisce la guerra. Sicuramente elementi ci sono già dopo il 2005, elementi aperti, ripeto, la Fondazione Mondo Russo è del 2007, il discorso di Monaco è di quegli anni là. Qui entra quello che diceva lui, quando è che viene percepita una crisi occidentale tale da permetterci di agire su quel discorso? Secondo me già dopo il 2008, secondo me la svolta non è tanto Kabul ma è Assad e Obama. Se volete il declino americano, voi ricordate, allora parliamo di politica internazionale, da un certo punto di vista, perdonate la rozzezza, però credo sia abbastanza vero, l'ultimo presidente dell'Occidente americano tradizionale, Bush Junior, che esporta la democrazia con le armi, facendo degli sfracelli terribili, ma che crede al ruolo guida degli Stati Uniti, che va in giro, fa le cose. Obama, quando viene eletto, contro questa presidenza, fa un discorso: a me non interessa la politica estera, mi interessa fare un'America migliore. Ricordate, la grande speranza è quella, fare un'America col servizio sanitario nazionale, con Obama evidentemente non gli piaceva la politica estera. Fra l'altro dà grande spazio, a me Obama piaceva tantissimo, lo dico, però se uno lo vede da questo punto di vista, sicuramente dà grande spazio all'anti, come dire, Cina di tutta la sinistra sindacale degli Stati Uniti. Noi stiamo perdendo l'industria perché va in Cina. La Cina è diventata l'officina del mondo, è vero. Noi deindustrializziamo a favore della Cina. Questo è il discorso che viene fatto da Obama prima, da Trump poi, ripetuto da Biden fino allo scoppio di questa guerra. Perché la Cina è l'avversario vero per il primo Biden anche, perché è quella che ha sottratto il primato industriale agli Stati Uniti. Allora, beh, però insomma è successo questo, è abbastanza successo, direi. Tutti noi compriamo cose cinesi, io lo chiedo sempre, qualcuno di voi compra mai qualcosa di russo? No. Ah no, ma pure questo serve tenerlo in mente. Per tornare alla psicopatologia. Allora, secondo me la svolta chiave della debolezza, più che Kabul, che è una conferma sul 22, perché questa guerra è iniziata nel 2014, non nel 2022, è la minaccia di Obama, Assad, se usi il gas in Siria ti bombardo. Assad usa il gas, non succede niente. Probabilmente io pure ero contento che non ci fosse. Però non c'è dubbio, lì viene percepito con nettezza che gli Stati Uniti hanno rinunciato
al ruolo guida dell'Occidente. L'altra cosa chiave, questo mi pare 2012, adesso non mi ricordo, vorrei sbagliare, non sono uno storico del Medio Oriente, ma mi pare che 2011-2012, comunque è facile controllarlo su internet. L'altra cosa decisiva è la cacciata di Yanukovych dall'Ucraina, perché Putin, vi ricordo che questo succede mentre Putin celebra il suo trionfo a Sochi, alle Olimpiadi di Sochi, con la Russia grandiosa, e si vede negli stessi giorni, mentre lui sta celebrando il trionfo, che cacciano il suo uomo a Kiev, il suo Lukashenko, no, quello in Bielorussia, viene cacciato. E la reazione è immediata, cioè appena succede questo viene fatta l'operazione della Crimea. L'operazione della Crimea va molto bene per i motivi che vi ho detto, viene tentata l'operazione del Donbass, che va molto male, tant'è vero l'esercito russo è costretto a intervenire, perché se no le repubbliche autonome del Donbass venivano spazzate via dagli ucraini. Quindi vedi che... ecco, per arrivare a te, quindi questa percezione di Putin del declino è netta dopo il 2008, secondo me. L'elaborazione dell'idea che bisogna rifare un mondo russo è precedente. Io prima ho parlato di questi tentativi di make America great again, make Great Britain great again, make Russia great again, che è la peggiore, non li mettiamo sullo stesso piano, per carità. Però sono tutti desideri di tornare a un passato glorioso. Il problema siamo noi, ecco, qui tocco la tua domanda, perché adesso io non vorrei sembrare troppo, non disfattista, realista, ma insomma l'Inghilterra, il Regno Unito, la Russia e gli Stati Uniti hanno vinto il XX secolo, nel 1945 erano i tre vincitori. Noi oggi siamo un'Europa continentale napoleonica di sconfitti. No. Chi è che ha vinto la Seconda Guerra Mondiale? I francesi? No, loro un po' lo dicono, però tutti noi sappiamo che non è vero, perché tutti abbiamo visto le foto di Hitler che guarda la Tour Eiffel insieme a Speer, no? Tutti lo sappiamo che... Ma Jugoslavia pure è stata sconfitta, la Serbia, tutti. Tutti sono... La Serbia è stata occupata, men che non si dica, la Grecia è stata occupata, la Danimarca, l'Olanda, la Norvegia, l'Italia era un... stata occupata. Cioè l'Europa continentale, che grandezza! Faccio presente a questa prima sconfitta, ne è seguita un'altra drammatica di cui tutti facciamo un po' finta noi, perché ci hanno proprio, ma i francesi, che è quella della decolonizzazione. L'Europa, l'Olanda controllava l'Indonesia, che era 20, non so, 20 volte più grande. Il Belgio controllava il Congo. La Francia ha cercato di resistere in Vietnam, in Algeria, ha perso sempre. Cioè l'Europa è un paese di sconfitti due volte, nell'Europa continentale. Allora come si fa ad avere un'ideologia del great again? È molto difficile. Infatti noi siamo andati, scusate la battuta, che non ha sapore politico, poi ce l'ha ma non è del tipo che uno potrebbe pensare. L'unica cosa che ci è stata venduta come passata grandezza è stata un signore che è arrivato e ha detto, e tutti ci sono cascati, vi ride il nuovo grande miracolo italiano, perché la grande vittoria era il nuovo grande miracolo italiano, e tu, no, adesso ci rifacciamo, però era molto limitato. Come si andava a dire rifacciamo Mussolini che dichiara guerra agli Stati Uniti? Cioè ci vuole... Ma la Germania come fa a dire che vuole diventare grande? Ma guardate, questo pone un problema enorme di narrazioni, visto che mi hai fatto la domanda, perché per fare uno Stato c'è bisogno di una narrazione. Io spero una narrazione abbastanza vera, ma no, a volte non è uno dei requisiti, diciamo. Narrazione vera e critica, come storico, però insomma, mi accontenterei di una narrazione decente. Ma che narrazione si può fare in Europa per l'Unione Europea? Che siamo un continente di sconfitti e quindi ha capito che bisogna essere buoni? No, lo dico provocatoriamente. Che quindi, siccome abbiamo perso dappertutto, abbiamo capito che bisogna rispettare il diritto e fare sempre la pace, non vogliamo la guerra? Guardate che non ci si va molto lontani in una costruzione statale così. Questa, se volete, io ho banalizzato quello che diceva Habermas con grandi
no? Il costituzionalismo, come dire, il patriottismo costituzionale, ma allora a quel punto chiunque aderisce a quei valori è Unione Europea? Se Timor Est decide di fare il patriottismo costituzionale, l'ammettiamo l'Unione Europea? Cioè, qual è il tratto distintivo su cui noi costruiamo l'Unione Europea? Questo è un discorso che mi fai fare adesso, non lo facciamo, però è un discorso molto interessante, secondo me, perché se non ce la facciamo. Ma veniamo anche all'Italia. Io sono lieto di essere un istituto di storia della Resistenza. Ma che narrazione ha oggi l'Italia repubblicana? Che narrazione di identitaria storica ha l'Italia repubblicana? È dal 92-93 che è messa... No, allora anche qui, mettiamola così, da noi questo declino è infatti negato. No? Ma perché non abbiamo cose positive da tirargli fuori, perché Putin dice: noi eravamo grandi, noi eravamo l'Unione Sovietica, un'altra superpotenza, un impero zarista. Trump dice: noi eravamo, quegli altri dicono: eravamo l'Inghilterra. E noi? Quindi noi siamo in una fase di negazione, secondo me. Ecco, se dovessi, ma non vorrei fare lo psicanalista, però è vero quello che tu dici, cioè, infatti non se ne discute. Infatti non se ne discute, e per questo questa guerra è così interessante, perché invece in questa guerra si discute di sì, queste cose qua. Sì, oppure... No, ma solo appunto... No, si attribuisce, no, le azioni degli altri comunque a nostre precedenti azioni, cioè quindi, visto che, come dire, non accettiamo che non contiamo poco, ma se è scoppiata questa guerra è colpa perché... c'è stata una colpa precedente nostra, l'allargamento della NATO e così via, no? Sì, anche da questo punto di vista, o no? Sì, beh, questo voglio dire è relativamente poco interessante, però siccome si dice lo trattiamo. Come ho detto, gli americani sono andati a Zelensky a dirgli di scappare, quindi diciamo, e la scelta degli ucraini è stata non per la NATO, è stata per l'Unione Europea, sono i valori dell'Unione Europea che loro vogliono, certo, no? se un'alleanza militare potente non è che gli interessava poi troppo. Io, quello che dici te è vero, fa parte di quella questione generale. Noi vivendo in negazione, io credo, vabbè, però non vorrei fare proprio lo psicanalista, però ci credo che sia vero. Penso che il caso italiano è particolarmente acuto, che noi rifiutiamo di fare i conti con la realtà dagli anni 90. Anzi dagli anni 80 per essere precisi, perché abbiamo avuto una grande crisi negli anni 70, che però negli anni 70 è stata una grande crisi che ha fatto ricostruire una nuova ideologia italiana con anche grandi riforme, tante cose positive eccetera, e lì ci siamo arenati, ma questa è una mia cosa. Però di fronte a questo è chiaro che se uno, diciamo così, non accetta la realtà, volendo proprio scendere, io invito tutti ad andarsi a vedere i funerali di Berlinguer che si trovano su YouTube. I milioni di persone che piangono con le bandiere rosse, quelli sono ancora quasi tutti vivi. E pensare allo stato non solo di negazione della realtà, ma di depressione profonda. Perché lì c'è una... quella cosa lì, tu nell'84, che era 84, 83, 84, era ancora il sogno. Parlo adesso della sinistra, ma si potrebbe fare altri discorsi. E di fronte a questo, secondo me, la reazione normale di qualunque persona, di qualunque gruppo collettivo di persone, da un lato è negare la realtà e dall'altro è imputare le cose che succedono ad altri. Secondo me questa è una reazione normale che abbiamo tutti noi nei momenti di crisi, basta passarsi la mano sulla coscienza, pure sul lavoro. Mi è successa una cosa, ma quello che sta facendo contro di me o che pensa di me, penso che questo sia... Io sono arrivato, questa la dico come provocazione, a pensare che le tesi del neocolonialismo, sviluppate quando crollavano gli imperi coloniali, e c'era la decolonizzazione che trionfava, i coloni europei si ritiravano dappertutto, no, pensate ai francesi all'Algeria che scappavano, quelli italiani dalla Libia, gli ultimi. Ci siamo inventati una cosa e diciamo no, ma li controlliamo ancora noi.
Diciamo, non ci dobbiamo preoccupare che ci hanno cacciato. Poi nel 73 questi fanno le cose, la crisi del petrolio, decidono, perché la gente, sono le persone che decidono, sono le idee, le persone. Cioè è il rifiuto di guardare che questi si mettono insieme. Gli africani prendono le decisioni perché le prendono loro, come Russia. Io sono molto d'accordo che tu hai levato questo, però ecco, ci allontaniamo un po'. Però vale sicuramente, io credo, come regola generale di interpretazione, tranne che nei casi in cui c'è una sproporzione di forze tale, c'è uno brutto, che in generale bisogna guardare a chi agisce. Faccio un esempio banale, così per fare lo storico, perché sennò parliamo appunto di... Quasi tutte le interpretazioni del conflitto israeliano-palestinese, arabo-israeliano anzi, degli anni 60 e 70, convergono nell'idea che lì era la coda che muoveva il cane, perché quando leggete i documenti dei sovietici e degli americani stanno sempre a dire: cerchiamo di fermare questi matti, cerchiamo di non fargli fare la guerra, cerchiamo che quelli non attaccano quell'altro, e poi quelli invece facevano le guerre. Cioè molto spesso Washington era, come la coda era in quel caso Israele, nel caso americano, nel caso sovietico erano gli arabi o gli egiziani in particolare. Cioè molto spesso, anche perfino quando c'erano le superpotenze, ignorare il ruolo degli agenti è proprio sbagliato analiticamente, in questo caso in cui appunto è molto più evidente. Allora, tu ci hai portato in un mare molto alto e profondo e penso ci saranno spunti larghissimi anche per il dibattito. Io invece torno sotto costa bordisando. Però poi facciamo fare qualche domanda. Sì, 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 ma questa è l'ultima. Vari punti specifici, perché sono toccati nel libro e sono toccati anche nel dibattito, no? Sono cose specifiche. Ad esempio, esistevano degli accordi fra Stati Uniti e Unione Sovietica alla fine della guerra fredda nel senso dell'impegno americano a non espandere la NATO ad est? Seconda, esisteva, questo sì l'hai già detto prima fondamentalmente, ma lo riprendiamo, un impegno russo a garantire l'unità, l'integrità e l'indipendenza dell'Ucraina in cambio delle atomiche fondamentalmente? Terzo, era realistico adesso, poco prima dello scoppio della guerra, il timore che l'Ucraina stesse preparando un'operazione militare contro il Donbass? Questi sono temi su cui si discute a livello pubblicistico, ecco. Ma tu puoi dare delle risposte un po' più allora, fondate. Il secondo, abbiamo detto, c'è un accordo firmato a Budapest nel 93 che in cambio delle 4.000 bombe atomiche le potenze firmatarie garantiscono i confini. Sulla NATO patti formali non ci sono. Non c'è dubbio che con l'Unione Sovietica, uno dovrebbe... Io non sono d'accordo con Putin, manco Yeltsin è d'accordo con Putin. Cioè la Russia non è l'Unione Sovietica, perché se noi accettiamo che la Russia è l'Unione Sovietica, che è l'impero zarista, che è la Rus di Kiev, quando c'era ancora l'Unione Sovietica, che gli americani cercavano di sostenere, perché la cosa straordinaria è che Reagan, che era partito con l'impero del male, finisce il secondo mandato come il più grande sostenitore di Gorbaciov. Ricordatevi Baker, quello che fa per Gorbaciov e per la salvezza e la difesa dell'Unione Sovietica. E prima ancora Schulz, no? Reagan fa un viaggio trionfale nella Mosca di Gorbaciov. Dopo aver detto l'impero del male, dice: no, mi ero sbagliato, dobbiamo salvare l'Unione Sovietica. Allora, che nei discorsi con l'Unione Sovietica una potenza americana che era super a favore della conservazione dell'Unione Sovietica dicesse, facesse, ci sta, nessun accordo scritto, ma che ne parlassero, come dire, non vi, se rimanete in piedi. Il problema è il 91 che cambia le carte in tavola. Qua nel 91 nasce una nuova configurazione. Però qui, allora la domanda che io porrei a chi discorre in questi termini è se esiste... diciamo le cose in cui crediamo e che diciamo, cioè il diritto internazionale. Cioè, i paesi sono tutti uguali o no? I paesi hanno tutti il diritto di scegliersi i loro alleati o no? Crediamo ancora che ci sono le sfere di influenza come credeva Mussolini, che l'Albania poteva andarci solo lui e non quell'altro o no? E che la Boemia o la Cechia, non so come dire, era
un'appendice tedesca e chi ci andava toccava la... Allora, se viviamo in un mondo di grandi potenze, in cui grandi stati sono più importanti, piccoli stati devono giacere, soggiacere ai grandi stati, allora è un discorso. Però tutto il discorso delle Nazioni Unite è un altro, se vi andate a leggere le dichiarazioni dei diritti dei popoli, è un altro discorso. Cioè ogni Stato ha diritto di scegliersi le alleanze che vuole. C'è scritto così. Non c'è scritto ogni Stato deve accettare che il più forte vicino a lui lo comandi. Allora, se vogliamo tornare al mondo delle grandi potenze dell'Ottocento, in cui la Russia di Putin e anche la Turchia di Erdogan probabilmente vivono, la Cina formalmente no, la Cina fa sempre un discorso, mi ricordo Mao Zedong riceveva sempre San Marino addirittura, per far vedere che loro e San Marino erano due stati, addirittura ci teneva a questo elemento, la parità tra i grandi e piccoli stati, naturalmente ipocritamente pensando al Tibet, però insomma nel discorso c'è. Allora, o uno crede a questo, se no io non capisco come viene posto il problema. Se l'Italia se ne volesse andare all'Unione Europea, io sarei in lacrime, farei di tutto, ma se la maggioranza degli italiani si vuole andare all'Unione Europea e si vuole mettere in un'Unione, ma perché non lo dovrebbe poter fare? Cioè non è che abbiamo fatto la guerra alla Gran Bretagna per obbligarla a non andare via, non so come dire, o c'è un principio generale che regge i rapporti internazionali che sono le cose, o non c'è. Se torniamo al fatto che i più forti comandano e i più deboli devono stare zitti, allora sicuramente... Però che logica è, mi chiedo? Cioè vogliamo tornare a quel mondo lì? Io non credo, credo che noi vorremmo, come dire, tornare a una pace che ripristina i principi del diritto internazionale. Almeno io mi sono fatto questa idea, fra cui il principale, voi sapete che l'autodeterminazione dei popoli, perché di questo parliamo. Tenete presente che io come storico non credo al popoli e credo poco all'autodeterminazione degli soggetti collettivi. No, lo dico per non sembrare... Come dire, no, perché cos'è un popolo lo sa solo Dio, diciamo così, e che cos'è, tranne che nel momento preciso in cui agisce, cioè una cosa molto complicata. E che cos'è l'autodeterminazione pure, una cosa che se Bossi voleva fare la Padania, gli facevamo fare l'autodeterminazione alla Padania? No, dico per dire, sono problemi veri. Allora, l'Italia era piena di bandiere, però... Attualmente l'autodeterminazione dei popoli è il diritto principale del diritto internazionale, sancito dalle due convenzioni del 1966. Allora o noi diciamo che vogliamo già un mondo retto dall'autodeterminazione dei popoli o no. Se no, allora vale il discorso, se io sono l'Italia devo starmi a quello che mi dice la Francia, non deve avere Napoleone, vabbè, allora ci mettiamo. Però io non credo sia auspicabile questo. Non so se... L'ultima cosina, il Donbass appunto, è stata guerra preventiva? C'erano gli ucraini che stavano per invadere il Donbass? No, penso proprio di no, anche perché non credo siano così matti. Ripeto, tutti gli ucraini, non lo dico perché, ma anche Zelensky, non ci credevano, non hanno creduto agli americani per 4 mesi. Quando gli americani, io non so quanti di voi si ricordano quella scelta di Biden di mettere in piazza l'intelligence. Non ci ha creduto nessuno, non ci hanno creduto i francesi, non ci hanno creduto i tedeschi, non ci hanno creduto gli ucraini, nessuno ci ha creduto. Quindi mi sembra che lì proprio è facile, non è un problema di principi. Nessuno ha creduto che ci fosse, perché nessuno sta preparando una guerra. Uno potrebbe dire, se uno volesse, che la cosa che ha irritato, ma qua torniamo all'Europa, questo però va detto, e torniamo all'incoscienza dell'Unione Europea. Voi sapete che quando l'Unione Europea fa un trattato di associazione, che è il primo passo formale, il paese che aderisce all'Unione Europea deve prendere e far proprie un sacco di regole europee, e sempre di più se vuole diventare membro dell'Unione Europea. Questo poi tutti quelli che criticano l'Unione Europea dicono vogliono determinare anche se le buste delle mozzarelle, però insomma senza arrivare alle buste delle mozzarelle sicuramente diciamo c'è una... L'Unione Europea è una costruzione giuridica prima che economica, ce ne siamo accorti col Covid, quanto era forte la costruzione giuridica, pensate alle percentuali di vaccinazione, alle quote stabilite da Bruxelles, è stata una cosa molto impressionante. Gli stati americani
della federazione, che è una federazione vera, non avevano assolutamente quote così simili di vaccinati. Ecco, diciamo così, se l'Unione Europea faceva un trattato di associazione, che è il motivo per cui è stato cacciato Yanukovych nel 2014, perché il Parlamento di Kiev, ivi compresi i suoi, il suo partito ha votato a favore e lui si rifiutava di firmarlo. E invece firmava per l'Unione Euroasiatica. Torniamo alle scelte ideologiche. Cioè stai col mondo russo o stai con l'Unione Europea? Non c'è dubbio che l'Europa, nella sua cecità politica, questo si può dire, dice facciamo un'associazione con te, tu devi fare questo, ma se lui ha un confine con quello, man mano che io faccio il trattato di associazione, lui fa proprio le mie normative, quel confine di là si solidifica. Cioè l'Europa si è espansa in tutta l'Europa orientale, poi in Ucraina, ancora nei Balcani, in questo modo, e ha creato confini senza accorgersene. Secondo me ha fatto bene, non è che, però forse se ne accorgeva era meglio da un punto di vista, diciamo, politico. Se posso dire un'altra cosa, sempre rispetto a questa, questa espansione dell'Europa non è il Donbass. A un certo punto Putin ha deciso non del Donbass, è andato a Kiev. Cioè non l'ha fatto perché gli ucraini stavano, è andato con le truppe a Kiev anche dalla Bielorussia. Il problema era se l'Ucraina stava con l'Unione Europea o con l'Unione Euroasiatica. Punto e basta. Questo era è ancora oggi il nucleo della guerra. Ed è il motivo per cui tanti ucraini, diciamo così, perché se non ci fosse stato questo, se la scelta non fosse stata quella, fosse stata una scelta di vivere più liberamente anche coi russi, gli ucraini non sarebbero stati contrari come lo sono oggi. Volevo dire un'altra cosa, mi sfugge sempre, ma c'entra molto, ma mi ritornerà in mente perché... Ah, no, che se voi leggete gli ideologi di Putin, non stupidi alcuni, a me mi ha colpito, non ci ho mai pensato in quei termini, fanno questo discorso: se non ci fosse stata l'Unione Europea, la Russia sarebbe potuta entrare di nuovo in Europa. Perché se non ci fosse stata l'Unione Europea, e fosse stato ancora un consesso di potenze come era nell'Ottocento, noi eravamo la potenza più grande, riconoscevamo la Germania e la Francia e ci stavamo ed eravamo più o meno autonomi. Una volta che c'è l'Unione Europea, che fra l'altro ha nei suoi principi esattamente al modo più estremo quella cosa, i piccoli stati valgono quanti grandi stati, Liechtenstein vale come l'Italia, come la Francia, no, abbiamo addirittura il libero veto, cioè siamo tutti uguali. Ma vi pare che la Russia si fa dettare dall'Europa come si imbustano le mozzarelle? Questo non è scritto così, ma è scritto così. Ma vi pare che noi chiediamo l'adesione come la Bulgaria e ci facciamo dire da un presidente di turno che magari è della Romania come dobbiamo vivere nella Russia? Ma questo non sta né in cielo né in terra. Allora è questo che uno dovrebbe guardare. Non è il Donbass, perché, ripeto, l'invasione è stata su Kiev. L'idea è che andavano a Kiev, che tutti li accoglievano e che i 20.000 nazisti, come si diceva, 10.000 li ammazzavano nelle fosse comuni e 10.000 scappavano a Occidente. Fine della storia. Il problema non era il Donbass, tant'è vero che dopo ripetute sconfitte si sono annessi anche, diciamo, altre tre grandi regioni, fra l'altro. Quindi no, credo che questo sia semplicemente non vedere le cose come stanno, e stanno in termini molto più grandi e più seri. Qualcuno ha... chi è stato il primo? Forse laggiù, prego. Prego, prego, venga, c'è il microfono. Arriva il microfono. Forse facciamo due o tre domande così, io me le segno. Domande brevi perché siamo già alle 7:30. Ci caccia. Sì, guardi, brevissima. Lei ha giustamente detto che non siamo più il cuore del mondo, e condivido pienamente, e ha anche parlato appunto in termini ampi di una crisi occidentale e del disimpegno americano, e mi chiedevo, ed ero curioso della sua opinione, se una risposta a questa crisi occidentale e anche demografica potrebbe essere parlare con più convinzione, con più forza di Stati Uniti d'Europa. E se ci sono segni che stiamo andando in quella direzione o se è ancora molto lontano.
È un'estensione mi raccomando breve. Sì, è un'estensione di quest'ultima domanda, perché se si guardano qualunque entità politica, guardata dall'interno o dall'esterno, ha riflessi diversi. Se io guardo solo l'Italia vedo solo le differenze interne. Se guardo solo la Scandinavia vedo solo le differenze fra Danimarca, Norvegia e Svezia, se guardo solo la Danimarca vedo le differenze fra lo Jutland e Copenaghen, se guardo il Friuli Venezia Giulia vedo solo le differenze fra Trieste e il Friuli, ne sappiamo molto. C'è stato, se guardiamo dall'esterno è il contrario, i cinesi ci vedono come europei, siamo noi europei che non ci vediamo come europei, che non percepiamo quella profonda identità che ci è data dal patriottismo. Quello che Pizzo Russo chiamava l'eredità costituzionale europea comune, cioè da un patriottismo costituzionale che non può essere declinato con la Costituzione tedesca o con quella italiana, ma con quelli che io avevo proposto di chiamare con una formula non molto pubblicitaria il patriottismo della Grundnorm europea. Cioè c'è una attrazione di questo modello che viene da fuori. Questo noi non riusciamo a percepirlo noi stessi. L'Ucraina, quello magari per le ragioni che lei ha delineato attinenti alla storia ucraina, ha avuto più facilità, non potendo nutrire un patriottismo di tipo strettamente etnico rispetto ad altri paesi. Ma da tante altre parti d'Europa e non solo d'Europa ci guardano come un modello. Perché non siamo in grado noi? Nell'altro libro che lei ha appena pubblicato, nelle ultimissime pagine, mi pare che lei manifesti uno scetticismo un po' più significativo di quello che ha manifestato in questo libro, forse era una raccolta di scritti precedenti, sulla possibilità puntare su questo. Ma non crede che ci sia in questo un ennesimo tradimento dei chierici? Cioè che il non avere puntato sul patriottismo costituzionale europeo, questo in realtà sia. Grazie. Grazie. E Tullia? L'ultimo però. Sì. Poi se abbiamo un altro giro lo faccio. Proprio sarò di tre. Brevissima. Il ruolo del dissenso interno, all'interno della Russia, che sappiamo è un dissenso molto stratificato, no? Cioè come quello che riguarda, diciamo, la popolazione, la mentalità collettiva, le persone, e quello che invece riguarda poi l'establishment. Grazie. Brevemente, sono grandi temi. Il mio ultimo libro, per capirci, no, è stato scritto dopo, si chiama, faccio reclamo, Occidenti e modernità, l'ha pubblicato Il Mulino, che è il mio editore, è uscito adesso, quindi non è più scettico, è che cerca di porre problemi. Io penso che se uno vuole fare una cosa è meglio vede i problemi di quella cosa, perché se non vede i problemi di quella cosa diventa difficile farla. Ci vorrebbero gli Stati Uniti d'Europa, questa è una sfida, io sono d'accordissimo, è una grande sfida. Il problema è che raccogliere questa sfida non è facile per i motivi che elenco alla fine di questo libro e su cui adesso torno, ma non c'è dubbio che oggi, perché guardate che la salvezza non viene né dalla politica né dall'economia, scusate, né dall'economia né dal diritto, viene dalla politica. Tutti in Italia parliamo sempre male della politica, ma la politica vera è quella che serve. Senza politica vera non si fa niente. Noi siamo abituati, ci siamo abituati a disprezzare la politica, che è una cosa terribile. Perché chi interpreta la realtà e poi trova il modo e le soluzioni è la politica. Allora oggi la politica europea, c'è un'elite politica europea, così inizio a rispondere, capace di pensare a questo. Il patriottismo costituzionale, perché per fare questi Stati Uniti d'Europa ci vuole una narrazione, c'è poco da fare. Allora torno alle cose che ho detto prima, forse riprendendole. Il patriottismo costituzionale, io credo, è una mia impressione, se potrebbero fare tante cose, c'è il problema della lingua, c'è il problema di tanti problemi, di mancanza di un'opinione pubblica europea, ci sono tanti problemi, ma vedendo questo la narrazione. Allora, ci sono narrazioni forti e narrazioni deboli per fare gli stati. Adesso mi dispiace dire questo, io sono, come avrete capito dalla citazione che lui ha fatto all'inizio del libro, legato a Vittorio Fo anche personalmente, al Partito d'Azione. Mi piace la resistenza, spero che avrei avuto il coraggio di andare in montagna, spero, uno non lo sa mai. Non c'è dubbio che però il discorso della resistenza, che era il migliore possibile, che ci ha giovato enormemente, era un discorso fragile,
perché metà dell'Italia non l'aveva fatta e l'altra metà ci aveva fatto anche una guerra civile, cosa che io all'inizio mi dispiaceva molto ammettere. Quando Pavone ha scritto il libro La guerra civile, all'inizio dicevo così gli diamo dignità. Torniamo alle cose dei fratelli. Ha scritto una guerra civile, no? Il famoso saggio sulla resistenza. Però non c'è dubbio che al nord è stata anche una guerra civile. Non è stata. Allora un discorso nazionale che vale per metà del paese e nella metà in cui vale e anche copre una realtà di conflitto, è un discorso più fragile. E non è un caso, secondo me, che del 92-93 siamo abbastanza in difficoltà, del discorso che fa Putin, che mette il 1945 coi suoi 29, quanti sono, milioni di morti, con la resistenza ai nazisti e la presa di Berlino. Quello è un discorso fortissimo di legittimazione del mondo russo, come dice lui. Stalin ha vinto lui il 45, è inutile che uno fa l'antistalinista. Cioè io sono molto antistalinista, avendo studiato l'Unione Sovietica, però non sono matto, come faccio a negare nel 45 quelli erano comandati da Stalin? Cioè la storia è un po' così, non è che il bene e il giusto coincidono, diciamo così. Purtroppo è un po' una fregatura la storia, scusate il termine. Allora, in Ucraina 4 milioni di morti per fame in 5 mesi, in tempo di pace, è un discorso identitario fortissimo, infatti si è affermato. I monumenti all'Holodomor a Kiev sono i monumenti della nuova Ucraina, quando questa guerra finirà ne faranno a questa guerra probabilmente. Ma su il patriottismo costituzionale, come mobilito le persone, non gli intellettuali chierici, perché io sono mobilitato dal patriottismo costituzionale. Il mio timore è che l'Unione Europea non riesca a trovare un discorso forte, legittimante a livello del cosiddetto termine che odio, masse, perché non esistono le masse, esistono un sacco di individui, tutti con la loro testa, ma che possano sposarlo, perché Gorbaciov aveva tre zii, mi pare, o due, tre, credo tre, morti nella carestia del 33. Il presidente ucraino pure, erano tutti con i parenti morti. La famosa poesia Per sempre 18 anni, era la poesia principale dell'Unione Sovietica, erano i figli morti al fronte, no? per sempre 18 anni, perché erano morti a 18 anni al fronte contro i tedeschi. Allora sono discorsi forti. Andare a dire noi vogliamo il rispetto delle regole e delle procedure è un discorso che io sono super d'accordo. Ma andiamo, a parte che questo venderlo agli africani è difficilissimo, perché quando andiamo a vendere gli africani, guardate, noi siamo quelli che abbiamo inventato, voi state zitti e voi avete inventato il colonialismo. Quindi io starei molto attento a fare discorsi di vanità se uno si vuole vendere all'estero, perché l'Europa ha inventato le cose migliori, ma è stata la potenza dominante per 300 anni e gli altri ci ricordano così, non come quelli che hanno inventato la Costituzione, non si ricordano Diderot, si ricordano il trafficante portoghese di schiavi. Dispiace dirlo, ma è un po' così. Quindi allora abbiamo un problema di discorso legittimante molto grande. Che io spero sia, non è un tradimento. Io ho scritto quelle cose perché credo che è meglio saperlo per provare a farlo. È chiaro che qua siamo a una sfida enorme. Io di questo sono convintissimo. Quel libro è stato scritto esattamente al contrario, è stato scritto per dire guardate, bisogna farlo. Guardate la Russia e l'Ucraina. Sulla questa cosa russa è una domanda bellissima, non so se abbiamo 5 minuti soli. È molto più diffusa. Io personalmente sono convinto, avendoli conosciuti nella vita, non tutti personalmente, ma alcuni sì, che perfino i grandi dirigenti dello Stato che stanno ad ascoltare Putin e applaudire, ce n'è secondo me più della metà, perché non sono fessi, che pensa che questo è uno che li porta al macello. Del resto, al macello che porta la Russia a una catastrofe. Come quelli del Gran Consiglio poi alla fine hanno votato, però da quanto per arrivare al voto se lo dicevano in privato? Che Mussolini era matto. Io sono sicuro che Dino Grandi l'ha iniziato a dire ben prima del luglio 43, penso io.
No, e se no non si arriva alle maggioranze. Allora il problema di Putin è che Putin però ha costruito lo Stato russo lui, sta al potere da 22 anni, è una figura storica, non è Mussolini. Mussolini è vero che aveva i cattolici, il Papa, i cardinali, i carabinieri, il re, che infatti l'ha fatto arrestare i carabinieri. Mussolini non era l'Italia. Putin li ha nominati tutti lui. Quindi è molto difficile a questo dissenso, adesso parlo di quello alto, di manifestarsi. Aggiungiamo che Putin, la gente ha paura, perché Putin faceva ammazzare la gente prima di questa guerra. Non solo i giornalisti, ricordatevi Nemtsov, era un primo ministro, è stato ammazzato probabilmente per fare un piacere a Putin, sotto le finestre di casa. E Prigozhin, il capo del gruppo Wagner, torniamo qui, in Italia a me mi fanno impazzire, questi sono di sinistra, in Donbass combatte la sinistra, gruppo Wagner. Di che parliamo? Cioè, non si chiama gruppo Vivaldi, non è fatto, non gli hanno messo un nome a caso, diciamo, no? Allora, Prigozhin era stato 10 anni in galera per crimini comuni nel periodo sovietico. Stiamo parlando di un gruppo anche criminale. Questo che ha fatto la compagnia, che era il cuoco, il famoso cuoco di Putin. Insomma, c'è un problema dentro l'elite russa, che le persone, diciamo, normali, per bene, che ci sono, hanno anche paura. Poi c'è sicuramente, questo finisco, perché è molto interessante, io non credo a nessun sondaggio, perché io se abitassi in Russia direi sempre sono a favore di Putin e della Chiesa ortodossa. No, perché io ho molto ammirato quelli che sono andati al funerale di Gorbaciov, perché tutti li fotografavano. Sembra una cosa... è una grande manifestazione di coraggio. Io non so se sarei andato ai funerali di Gorbaciov a Mosca, lo dico, anche perché uno dice vado in montagna a combattere, muoio, però almeno ho combattuto, ma vado a portare i fiori a Gorbaciov, a pro di che mi faccio fotografare. Allora, un mio amico, un grande politologo russo, di cui non faccio il nome perché giustamente nessuno, nel 17 diceva che i russi sono divisi in 3 gruppi. Lo dico perché ricorda molto, secondo me, noi. Dice, c'era un gruppo non filo-occidentale, sbagliatissimo, però a favore dell'apertura, che gli piaceva essere in Europa, andare in America, mandare i figli a studiare, fare il turista sulle Dolomiti. 25% la popolazione in media, fra il 20 e il 30 a secondo dei periodi. C'era un altro gruppo, circa il 30%, di nazionalisti convinti, spesso poveri, guardate come Trump, come anche qui, spesso poveri, strati bassi della società, cosa che meriterebbe un'analisi, e c'era un altro 40%, il gruppo più grande, che voleva fare i soldi e non gliene importava niente, né nel nazionalismo, né voleva farsi la vita propria. Lui diceva, mi ha dato una grande lezione di vita, mi ha detto, il problema sai qual è della Russia? Io ho pensato a noi, che il 25% di russi colti disprezza il 40% e vuole fare i soldi. E quindi quel 40% lì va con i nazionalisti. Allora, parlava anche di noi, secondo me. Grazie. No, grazie a te, Andrea. Bene, grazie a voi tutti e grazie davvero di cuore ad Andrea Graziosi. Prossimo mercoledì 15 marzo, ore 18, via Filzi, Aula Magna, la professoressa Giulia Caccamo farà la sua lezione su Sarajevo, estate 1914, quindi le settimane precedenti allo scoppio della Grande Guerra. Grazie. Io sono andato a Firenze a chiedere se devo fare